Con questo accordo ANAS può presentare il progetto per l'approvazione finale per quanto riguarda poi i ripristini della facciata a monte, che è quello dell'edificio del comune, alla soprintendenza, e poi procedere celermente ai lavori, anche perché poi si avvicina la bella stagione e il disagio aumenterà se resta la situazione in questi termini. Quali sono i termini dell'accordo? Quali sono adesso i passi che si devono compiere? Ma i termini sono che i privati danno consenso per lo smontaggio della parte aerea pericolante e ANAS si farà cura dei lavori. E questa è la prima fase. La seconda fase prevede che nell'ipotesi che gli edifici a monte, che sono vincolati ex lege, siano svincolati, ANAS procederà poi all'allargamento, portare la carreggiata a due corsie. I privati hanno sostanzialmente dato l'assenso gratuitamente, l'ANAS si farà carico di demolire il voltino e di ripristinare la facciata a nuovo, insomma, sostanzialmente. C'è stata appunto una fattiva collaborazione tra i privati, l'ANAS e il Comune Mezzanico, che permette appunto di ripristinare la viabilità della zona. I tempi quali saranno? Ma i tempi per quanto riguarda i lavori sono 7 settimane. Adesso, come ho detto prima, manderà il progetto in sovrintendenza per queste prescrizioni per quanto riguarda il ripristino degli intonaci della parte dell'edificio del comune. Dopodiché si procederà celermente a cantierizzare, a fare il cantiere, a mettere insieme, e la strada non. Tranne limitazioni sui mezzi pesanti, resterà aperta al traffico veicolare anche durante i lavori. Ci tengo a ringraziare ANAS, anche il Ministero, una persona, il Vice Ministro Rixi, perché si sono interessati fattivamente e siamo riusciti ad arrivare a questo risultato che è importante per la nostra valle.